Il Movimento 5 Stelle ha aperto alla proposta di riforma del Senato firmata dal senatore PD Vannino Chiti, che prevede per il Senato l'elezione diretta dei cittadini. Noi siamo collegati proprio con il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Maurizio Buccarella. Benvenuto a Rai News 24. Buonasera, grazie per l'invito. Allora, intanto siete pronti a sostenere il DDL Chiti, ma con dei correttivi. Perché questa scelta e quali esattamente le modifiche che state chiedendo? Beh, diciamo che nel panorama del pacchetto delle riforme istituzionali governative che fanno sostanzialmente scempio di quella che è la struttura costituzionale di questo Paese, il DDL Chiti rappresenta dal nostro punto di vista una buona base su cui poter ragionare qualora fossimo veramente costretti a mettere mano alla struttura bicamerale di questo Paese. Noi ricordo che preliminarmente contestiamo la legittimazione politica di questo Parlamento, in buona parte incostituzionale, nel mettere mano in una materia così delicata con interventi che teoricamente dovrebbero incidere da qui ai prossimi decenni. Ciò detto, fossimo costretti dai ritmi della maggioranza veramente a mettere mano a questa materia delicatissima, riteniamo che il DDL Chiti sia una buona base di partenza nel momento in cui si prevede rimane un Senato intanto elettivo e non più un orpello, un simulacro di una Camera parlamentare come invece è previsto nel disegno di legge governativo. A noi piacerebbe introdurre elementi di democrazia diretta anche per quanto riguarda la possibilità, che finora non è evidentemente prevista, di poter richiamare a casa il parlamentare che viene meno agli impegni o agli obblighi di onorabilità prima del termine del suo mandato. È l'istituto giuridico che si chiama recall, che esiste negli Stati Uniti, in alcuni stati degli Stati Uniti e anche in altri ordinamenti giuridici, che ridarebbe ai cittadini la possibilità, come dicevo, di operare un controllo sull'operato politico del proprio eletto, sperando che ovviamente sia applicata la previsione della scelta nominativa dei parlamentari, non più gli segni bloccati come vuole l'Italicum, ma i parlamentari li scelgono gli italiani con le preferenze, il nostro modo di vedere, e per aggirare la delega in bianco che finora ha caratterizzato il mandato politico della nostra classe politica, mettere in mano ai cittadini la possibilità di mandare a casa, diciamo, di sostituire quel parlamentare che magari si trova coinvolto in fatti di rilevanza penale, ma anche se non di rilevanza penale, anche di rilevanza politica. Pensiamo alle compravendite avvenute in passato di senatori, pensiamo a fatti di corruzione, di vicinanza con i poteri più torbidi di questo Paese. Ecco, noi vorremmo che chi è eletto dai cittadini debba poter rendere conto del proprio operato senza trincerarsi dietro il divieto di mandato imperativo previsto dall'articolo 67 della Costituzione, con questo strumento che si chiama recall, di cui spero si parlerà nel dibattito politico delle prossime settimane. In ogni caso noi stiamo opponendo, diciamo, una strenua resistenza a questo che è il disegno governativo raffazzonato e in buona parte anche che ha una connotazione di tipo autoritario, nella fretta di incardinare, come dice il Presidente del Consiglio, entro il 25 di maggio prossimo, questa modifica istituzionale del Senato. Noi pensiamo che queste cose non si possono fare così in fretta, non si possono fare così male, non si possono fare dietro il ricatto che il Presidente del Consiglio e chi lo sostiene opera nei confronti dei parlamentari e delle sue stesse forze politiche, non in questa maniera. Il DDL Chiti è una buona base di partenza su cui il Movimento 5 Stelle ha la massima disponibilità su cui ragionare e magari correggere insieme alle altre forze politiche. Ecco, parliamo ora del decreto lavoro. Il Movimento 5 Stelle è pronto a dar battaglia proprio anche sul decreto lavoro. Cosa non vi piace esattamente? Ma a noi non piace il fatto che gli interessi delle aziende e delle imprese debbano passare nell'impostazione governativa dal sacrificio dei lavoratori, cioè dall'aumento della precarizzazione e dallo svuotamento dell'istituto dell'apprendistato. Penso che sono posizioni abbastanza note, cioè noi siamo sì a favore di ogni provvedimento che anche nel campo del lavoro aiuti le imprese, aiuti l'economia reale a risollevarsi, motivo per il quale noi sosteniamo appunto il fondo di
di garanzia a sostegno della piccola e media imprenditoria, ma dover sacrificare sull'altare della crescita economica e dell'aiuto alle imprese quelli che sono i diritti dei lavoratori, soprattutto dei giovani, in un panorama occupazionale che è quello fosco che conosciamo bene, con una precarietà ad libitum e con la possibilità di licenziamenti senza una giusta causa, non pensiamo che così si faccia un favore al Paese e agli italiani. Ecco, Renzi ha firmato poco fa la direttiva che dispone la declassificazione degli atti relativi alle grandi stragi del nostro Paese. Grillo ha parlato di balle, ma non è comunque un passo avanti? Io francamente non ho avuto il tempo di seguire questi fatti perché fino a pochi minuti fa siamo stati impegnati in aula e prima ancora nella prima commissione. Io credo che le operazioni di desecretazione siano da salutare in ogni caso. Ora bisogna vedere, siccome siamo abituati all'uso strumentale da parte di Renzi di iniziative annunciate per lo più e poi vedremo quelle effettivamente fatte, capisco che ci sia una doverosa perplessità e un legittimo sospetto, diciamo, sulla bontà nei confronti dell'interesse generale delle iniziative annunciate dal Presidente del Consiglio. Grazie, ringraziamo Maurizio Buccarella, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro. Buonasera, grazie, buon lavoro a voi.